Adesso sono qua ad Asolo in compagnia di una carissima persona, si chiama Victor, adesso te la presento e ti faccio vedere non l'installazione dell'idrostufa perché non sono riuscito a venire il giorno dell'installazione, ma ti faccio vedere l'idrostufa già installata. Qui abbiamo inserito un'idrostufa da 20 kW e prima c'era già una stufa d'aria. Al di là del muro c'è la caldaia, quindi i collegamenti sono stati fatti diretti alla caldaia perché l'idrostufa funziona attualmente sia per il riscaldamento che per l'acqua sanitaria, e nel periodo estivo, quando non ci sarà più bisogno del caldo della idrostufa, la caldaia farà solamente l'acqua sanitaria. Il motivo per cui Victor ha voluto cambiare la sua vecchia stufa d'aria a pellet per andare su questa bella macchina ce lo spiega direttamente lui. Ecco Victor, siamo oggi a 9 di gennaio del 2018 e il prodotto è un prodotto eccezionale. Il perché della mia installazione era di risparmiare sulla bolletta del gas, cioè eliminare il gas. Io vado a GPL, con questa termostufa qua riuscite a scaldare l'acqua per lavare i piatti, per farvi la doccia e non avete nessun tipo di problema, troverete sempre l'acqua calda. Per quello che riguarda i termosifoni è tutto automatizzato e va perfettamente. Allora vedi la potenza dei soldi, perché ho pagato Victor per fare sta testimonianza. Grazie Victor, intanto. Grazie mille. I due motivi che hanno spinto Victor a fare questa cosa qua è: uno, distaccarsi dal GPL, quindi risparmiare soldi, e due, rispetto alla stufa d'aria che faceva caldo solo qui in soggiorno, sì, con l'idrostufa hai caldo dappertutto. Ho caldo, ho due piani e quindi riesco a caldare sia sotto che sopra, autonomamente sempre. Anche Victor ha aderito al conto energia termico, quindi tra qualche mese sì, riceverà direttamente nel conto corrente i soldi del conto energia. Poi faremo un video mostrando anche i soldi che arrivano. Sì, senza problemi. Bueno, grazie boss. Ecco. Prima di entrare in macchina, uscendo da Victor, ti faccio vedere anche la casa. La casa sua è questa qua. Sono in 5 in casa, casa a due piani con riscaldamento ad alta temperatura, quindi termosifoni. Per problemi di spazio non siamo riusciti ad installare una caldaia pellet qua a Victor, però abbiamo comunque inserito l'idrostufa da 20 kW e come hai potuto vedere Victor è contento. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Se ti è piaciuto condividilo con altre persone, così possono capire come scaldare casa con pochi soldi usufruendo del conto energia, anche se non hanno spazio per installare una caldaia a pellet. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.